Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutte ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui come video consueto di ogni mese per parlarvi dei prodotti preferiti del mese di giugno. Sapete che questa è una tipologia di video che amo tantissimo filmare e amo tantissimo anche vedere sugli altri canali perché trovo abbia rispetto ad altri video in cui magari vi mostro soltanto dei prodotti, abbia un plus perché vi fa capire in realtà quelle che sono le mie opinioni e recensioni riguardo a determinati prodotti. Per questo mese di giugno ho deciso di selezionare solo ed esclusivamente 10 prodotti che comprendono ovviamente varie categorie: skincare, haircare, bodycare e make-up, che ho apprezzato maggiormente durante questo mese di giugno. Ci sono varie cose nuove, varie cose che ho iniziato ad utilizzare più o meno da 15-20 giorni, di cui mi sono fatta una bella idea e sto amando parecchio. Proprio per questo motivo ho deciso di inserirli all'interno del video, appunto, dei prodotti preferiti. Credo che iniziando da questo mese di giugno e anche per i prossimi mesi sceglierò solo ed esclusivamente 10 prodotti, un massimo di 10 prodotti preferiti, appunto, di cui parlarvi. Direi di iniziare subito dalla categoria della skincare e devo dire che durante questo mese di giugno ho avuto modo di introdurre vari prodottini perché, cosa che vedrete poi nel prossimo video, quello dei prodotti finiti, ho avuto modo veramente di terminare tantissime cose. E ovviamente, una volta determinati i vari prodotti che stavo utilizzando, ovviamente ho deciso di inserire delle novità. In particolar modo per la detersione ho inserito due prodottini di skincare coreana e sono dei prodotti che ho acquistato più o meno a inizio mese. Vi ho mostrato nel video appunto nell'haul dei prodotti di skincare coreana che vi ho mostrato all'inizio del mese. Se per caso ve lo siete persi, vi interessa, volete recuperarlo, vi lascio ovviamente il link qui in alto così potete guardarvelo, ecco. E di cosa sto parlando? Sto parlando di due prodottini molto molto interessanti di due marchi diversi che sto utilizzando ovviamente alternati, uno per la detersione serale, l'altro per il mattino. Allora, iniziamo subito dal prodotto che sto utilizzando per la detersione mattutina, quindi per la skincare mattutina, e sto amando veramente tanto questo prodottino qui che è una mousse cleanser, quindi in realtà è un prodotto detergente ma anche struccante. Quindi ha lo scopo anche di andare a rimuovere eventuali residui di make-up che ci sono ancora sul viso e è in realtà una vera e propria mousse. Un prodotto molto delicato, contiene all'interno matcha, quindi ha anche queste, diciamo, queste questo prodotto, ecco, all'interno, e devo dire che è un prodotto che mi piace tanto. Questo prodottino qui è ovviamente un prodotto di skincare coreana ed è del brand Vital Beauty .cc, quindi se siete interessati potete reperirlo su questo sito o credo si trovi anche sul sito di Stelevana, che è appunto un sito che rivende un sacco di prodotti di skincare coreana. In ogni modo, la cosa che amo tantissimo di questo prodotto al matcha è che va a detergere molto molto bene la pelle senza aggredirla e allo stesso tempo eventualmente ci siano ovviamente dei residui di make-up o ci sia un po' di siero in eccesso formato durante le ore notturne. Devo dire che è un prodotto che va veramente a rimuoverle in profondità, lascia una pelle luminosa, morbidissima e lo sto apprezzando veramente tanto. Tra l'altro questo qui, sapete, l'ho acquistato da TK Maxx. Non l'ho pagato nemmeno tanto, però mi è piaciuto parecchio. Come vedete, più o meno ne ho utilizzato, diciamo, quasi la metà. Mi piace tanto. Di solito per ogni applicazione ne faccio 2-3 pump ed è un prodotto veramente valido. Come prodotto veramente veramente valido è questo qui di Esfolio. Vedete, di questo marchio qui. Credo questo marchio sia rivenduto sul sito di Stylevana, credo di averlo già visto. In particolar modo questo qui è un milk cleansing foam, quindi è un prodottino che contiene all'interno derivati del latte. Si presenta come una vera e propria crema, va emulsionata con l'acqua, si trasforma quasi in un latte, se vogliamo, fa una leggera schiumetta,
Ovviamente lo massaggiate sul viso e poi andate a risciacquare. Questo qui è un prodotto che io vado ad utilizzare dopo ovviamente lo struccaggio come doppia detersione. Mi sta piacendo tanto. È un prodotto che viene consigliato per tutte le tipologie di pelle, e questo è vero. È un prodotto molto delicato, quindi mi va di consigliarlo anche a chi come me ha una pelle particolarmente reattiva, una pelle sensibile, una pelle molto molto delicata. Ma devo dire che a mio avviso si comporta ancora meglio su chi ha una pelle grassa, perché va veramente a rimuovere tutto il sebo, tutto diciamo quell'unto e bisunto che si crea soprattutto durante le ore del giorno, soprattutto in estate. Un prodotto veramente valido, sono contenta di averlo acquistato, sono contenta di utilizzarlo e mi sta piacendo veramente tanto. Sapete che questo qui non è l'unico prodotto di questo marchio per la detersione che ho acquistato e non vedo poi l'ora anche di utilizzare gli altri, quindi ad oggi devo dire che è un prodotto assolutamente consigliato. Infine, l'ultimo prodotto di skincare, poi passiamo, diciamo, ad altre categorie, è una crema per il contorno occhi. Sapete ormai, se mi seguite da tempo, che io ho un contorno occhi particolarmente segnato, particolarmente delicato, reattivo e devo fare molta molta attenzione ai prodotti che utilizzo nell'area, perché spesso ho delle reazioni allergiche che si prolungano nel tempo e mi durano anche varie settimane, causando veramente delle secchezze e dei rossori. Ultimamente ho iniziato ad utilizzare questa crema per il contorno occhi che avevo ricevuto in una box da Sephora e sto parlando della Caffeine Eye Cream di Inklist. Questo qui è un marchio che ultimamente mi sta incuriosendo veramente tanto. Tant'è vero che qualche giorno fa ho acquistato un'altra crema per il contorno occhi che però ha altri principi di cui però parleremo più avanti. E quindi ero molto molto incuriosita da utilizzare questa crema. Devo dire che mi sta piacendo veramente tanto. Allora, sapete che la caffeina ha lo scopo prettamente di andare a contrastare, diciamo, la parte violacea e quindi ridurre anche un effetto di stanchezza, di fatica che si può avere nell'area. Questa qui, diciamo che non è una caratteristica che secondo me solo ed esclusivamente con un prodotto skincare si possa, diciamo, avere un grande miglioramento, ma devo dire che togliendo, diciamo, questa parte della parte violacea, quindi ridurre la parte violacea, è una crema estremamente idratante, lenitiva e anche levigante. Mi sta piacendo veramente veramente tanto. Dice che va a ridurre l'apparenza di occhi stanchi. Questa è una cosa vera, nonostante alcuni giorni mi sveglio e sono particolarmente stanca, però devo dire che è una crema veramente valida. Ha una texture molto molto leggera, quasi come un gel. Di solito non ne applico tanto, veramente una piccola puntina di prodotto. Lo vado a tamponare, a massaggiare con i polpastrelli fino all'assorbimento e devo dire che mi sta piacendo tanto. La sto utilizzando sia durante la skincare mattutina che quella serale. Mi ci sto trovando veramente bene. Tra l'altro è una crema che contiene all'interno 15 ml di prodotto, quindi un prodotto full size e a prezzo pieno costa intorno ai 13-14 euro sul sito di Lookfantastic. Spesso viene scontata e spesso passano anche codici sconto che vi danno la possibilità di acquistarlo veramente a prezzi ridotti. È una crema contorno occhi che io sto amando alla follia, mi sta piacendo veramente tanto e sono veramente contenta di parlarvene. Passando poi alla body care. Durante il periodo estivo di solito io vado sempre a fare particolarmente una cura, vado a prendermi, diciamo, più cura del corpo, mi prendo più cura del corpo, amo fare periodicamente degli scrub, utilizzo degli oli corpo, utilizzo delle creme nel quotidiano e devo dire che durante questo mese di giugno io mi sono innamorata follemente di questi due prodottini. Credo che di uno di questi due io ve ne ho già parlato e sto parlando dello scrub. In particolar modo questo qui è lo scrub corpo di Rituals, in particolar modo della linea Ritual of Karma ed è un sale marino con una profumazione paradisiaca che è infuso all'interno di oli. Questi oli hanno lo scopo, ovviamente combinati con questi sali, sia di esfoliare il corpo in profondità, ma soprattutto di regalare alla pelle una luminosità e diciamo, un nutrimento pazzesco. La sto amando alla follia, vedete, ne ho utilizzato più di metà, mi piace veramente tanto. Di solito utilizzo questa qui ogni lunedì
venerdì e ogni sabato, quindi vado ad alternarla ogni 3-4 giorni. Mi ci sto trovando veramente bene, mi piace tantissimo e lascia veramente alla pelle una sensazione di morbidezza pazzesca, oltre poi, diciamo, sorvolando poi sul fatto della profumazione che è veramente perfetta. Passando poi all'altro prodotto di Ritual, questo qui invece è della linea Ritual of Mer, che è un'altra tipologia che io amo tanto. Questo qui in particolar modo è un olio secco per il corpo e contiene all'interno arancia dolce e legno di cedro, una combo che a me personalmente piace tantissimo. È una profumazione leggermente agrumata ma non troppo, dolce ma non troppo, un olio veramente bello perché è un olio secco, quindi non unge la pelle, voi lo applicate, lo massaggiate sul corpo e si assorbe veramente in pochissimi secondi, lasciando veramente una pelle luminosa, morbida, veramente veramente un prodotto fantastico. Questo qui io l'ho già utilizzato un bel po', vedete, perché vi posso garantire che bastano 3-4 spruzzi per l'intero corpo, non vi ci dovete fare il bagno con gli oli, e mi sta piacendo veramente tanto. Di solito lo utilizzo alla sera dopo la doccia, alcune volte lo sostituisco alla crema corpo, altre volte invece lo vado a utilizzare come sigillo alla body care, quindi dopo la crema, dopo l'assorbimento della crema, applico questo qui e vado a letto. Anche il mio compagno è innamorato di questa profumazione e devo dire che ne sono veramente veramente contenta. Passiamo poi all'hair care. Per quanto riguarda i prodotti intesi come balsami e shampoo, devo dire che durante questo mese di giugno mi sono focalizzata a portare avanti dei prodotti che già avevo aperti da un po'. L'unico prodotto di cui voglio parlarvi, ma credo di avervene già parlato, adesso ho diciamo un vuoto di memoria, però credo di avervene già parlato, è in realtà una maschera che io vado ad utilizzare come impacco pre-shampoo. Questa qui è la maschera di Philip Kingsley ed è della linea Bond Builder, è una maschera riparatrice e ristrutturante, è proprio un vero e proprio trattamento che va fatto sul capello, non a ogni shampoo, quindi di solito va alternata ogni 2-3 volte. Io che cosa faccio? Vado a inumidire i capelli, ne metto una bella quantità di prodotto soprattutto sulle lunghezze e la lascio agire più o meno per una mezz'oretta, anche se viene consigliato di lasciarli in posa tra i 10 e i 20 minuti. Io diciamo di solito eccedo un po' e la lascio su per una mezz'oretta, ovviamente poi vado a risciacquarla e vado ad applicare lo shampoo e il balsamo. Devo dire che mi sta piacendo veramente tanto, i capelli si presentano molto molto più forti, molto più luminosi e ristrutturati, mi piace veramente tanto. Se volete diciamo provare un prodotto ottimo che vada a riparare i capelli, soprattutto se avete delle lunghezze sfibrate, dei capelli che tendono a spezzarsi e soprattutto avete dei capelli fini, perché io ho un capello molto molto fine, questa qui è una maschera assolutamente da provare. Diciamo che ultimamente sto cercando, soprattutto per quanto riguarda le maschere, di provare prodottini leggermente più costosi con la speranza che siano più diciamo efficienti. Ecco, non è sempre così purtroppo, perché non sempre pagare di più vuol dire avere un prodotto migliore, spesso anche si possono trovare prodotti low cost molto molto validi, però devo dire che questo qui mi sta piacendo veramente tanto. Ho già parlato, credo, e sono qui nuovamente per parlarvene. E infine, ultima categoria di cui ho 4 prodotti di cui parlarvi quest'oggi, ovviamente è la categoria del make-up. Primo prodotto è un prodotto di cui sono follemente innamorata. E di cosa sto parlando? Sto parlando dei blush di Giorgio Armani. Se avete visto l'ultimo video haul che appunto ho girato sul mio canale, sapete la storia riguardo a questi blush. 2 mi sono stati regalati, uno è stato un errore di Look Fantastic che poi alla fine ho ottenuto, perché mi hanno detto che potevo tranquillamente tenerlo, e quindi sono questi blush qua, e sono rispettivamente il numero 10, il numero 52 e il numero 50. Sono veramente belli. Oggi sto indossando il numero 10, che nonostante all'interno della nella cialda si presenta come un rosa spento, sul viso devo dire che regala un bellissimo effetto. Negli ultimi giorni, ma soprattutto nelle ultime 2 settimane, ho avuto modo veramente di utilizzarli nel quotidiano, ovviamente li ho alternati in base alle circostanze. Questo qui l'ho utilizzato di domenica e l'ho utilizzato soprattutto quando magari dovevo uscire e non dovevo andare a lavorare. Gli altri 2 invece li ho utilizzati nel quotidiano, magari quando dovevo andare al lavoro o quando facevo appunto un look daily.
e mi ci sono trovata molto molto bene. Devo dire che sono delle polveri molto sottili, non fanno troppa, non spolverano troppo in cialda e sono veramente belli, si fondono con la pelle. Devo anch'io confermare tutto quello che ho già sentito riguardo a questi prodotti, che sono veramente veramente belli. Sono sincera, se dovessi trovarli in offerta o soprattutto se dovessi trovare qualche promozione pazzesca, qualche altro colore vorrei provarlo, ecco, sono sincera. Mi ci sto trovando molto molto bene, mi piacciono tantissimo e quindi ve ne volevo parlare. Come vi volevo parlare di un correttore che ad oggi ho utilizzato ben 5 volte. Probabilmente 5 volte non sono tantissime volte per farvi una recensione completa, ma sono sufficienti per potervi dire che questo nuovo correttore di Natasha Denona è veramente un correttore pazzesco. Mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro, il correttore che ho utilizzato anche oggi, vedete come levica bene la pelle. Io l'ho acquistato nella tonalità N5, che è una tonalità leggermente rosata e leggermente più scura rispetto al mio incarnato, ma come la stessa Natasha Denona consiglia, per contrastare l'occhiaia e per far sì appunto che non vada ad evidenziare la parte scura, bisogna optare per un correttore che abbia almeno mezzo tono o un tono più scuro della propria pelle. Ascoltando il suo consiglio, ho fatto in questo modo, mi ci sono trovata molto molto bene. Questo correttore è bellissimo, io lo utilizzo solo ed esclusivamente sul viso, senza andare a fare color correct o ad andare a utilizzare un altro correttore in combo con questo. Molto bello, idratante, levigante, non si infila e non si intrufola nelle pieghette, veramente veramente un bellissimo correttore, sottilissimo. Ha tra l'altro un applicatore fatto a goccia che preleva all'interno un prodotto sufficiente per applicarlo su entrambi gli occhi. Quindi non dovete stare lì a intingere l'applicatore più di una volta. Mi piace veramente tanto. Una volta settato, rimane così per l'intera giornata. Veramente un correttore pazzesco. Per chi come me ha un contorno occhi particolarmente secco e segnato, o comunque per chi inizia a manifestare i primi segni dell'età, questo è in assoluto un correttore da provare, fantastico. Un altro prodotto fantastico è questo qui che indosso oggi ed è appunto questo Moisture Glow Plumping Lip Serum di By Mario. By Mario è un brand che è arrivato qui in UK grazie appunto a Sephora. Non so se si trova anche su Sephora Italia, però qui sul sito di Sephora UK si trova. Mi piace veramente tanto. Ad oggi ho acquistato solo ed esclusivamente questo prodottino per le labbra e ho anche altre referenze del marchio che mi piacciono tanto. Vorrei provare altri prodotti di questo marchio perché devo dire che ad oggi mi ha dato una buona impressione e soprattutto tutti i prodotti provati mi piacciono tanto. Ma focalizzandoci su questo prodotto, devo dirvi che questo è veramente pazzesco. Lo applicate, regala questo effetto di labbra rimpolpate, lucide, cremose, turgide, veramente veramente bello, e all'interno credo possegga anche il mentolo perché lascia questo effetto fresco sulle labbra, non pizzica, però è un effetto fresco, quasi di labbra proprio rimpolpate, di labbra fresche, veramente veramente bello. Mi piace tantissimo, credo che questa colorazione stia molto molto bene con il mio incarnato. Ci sono tantissime colorazioni, ma questa qui è in particolar modo quello che ho scelto e che mi piace tanto. Infine, ultimo prodotto, è un prodotto riformulato. Sapete quanto io ami alla follia il settante per il viso di Make Up For Ever? Il marchio l'ha riformulato. Si presenta all'interno di questo flacone fatto in questo modo e rispetto a quello precedente, questo qui garantisce 24 ore di idratazione. Devo dire che questo prodotto è pazzesco, iniziando dal nebulizzatore rispetto all'altro. Ha un nebulizzatore ancora ancora più fine, ancora più sottile e quindi non lascia gocce sul viso. So che a molte ragazze dà fastidio proprio il nebulizzatore che, diciamo, vi fa il bagno, ecco, e devo dire che questo è veramente ottimo. Lascia diciamo, regala alla pelle una sensazione di freschezza pazzesca, oltre al fatto che va a settare molto molto bene la base senza seccarla, senza aggredire proprio la pelle del viso. Mi piace tantissimo, lo sto utilizzando tanto, mi piace parecchio. Sono contenta che il marchio l'abbia riformulato ancora di più, ancora è meglio. E di questo prodottino qui io ve lo dico, non mi separerò più perché è bellissimo, veramente veramente bello. Dovete assolutamente provarlo, ottimo per l'estate.
d'estate, ottimo soprattutto per chi ha una pelle secca. E con questo è tutto, questi sono stati quindi i 10 prodotti che ho preferito durante questo mese di giugno, prodotti che ho amato veramente tanto, di cui appunto vi ho parlato. Fatemi sapere se anche voi avete avuto modo di provare alcuni di questi prodotti di cui appunto vi ho parlato. Fatemi sapere che cosa ne pensate al riguardo. Io vi mando un bacio, ovviamente se siete arrivati fino a qui fatemelo capire lasciandomi un like, lasciatemi un commento se vi va, perché io sono comunque sempre attiva, e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Un bacio a tutti, ciao.